stato ancora una volta il Teatro Comunale di Adri a fare da cornice alla 11ª edizione del Premio Nazionale di Giornalismo della Città Ducale, alla presenza delle più grandi firme, un evento riportato ad Adri dopo tanti anni grazie allo straordinario impegno e lavoro di Marino Spada e dell'Associazione Atri per Atri di Andrea Spada. Il premio ha avuto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Comune di Atri, della Regione Abruzzo, dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, dell'Università degli Studi di Teramo, della Fondazione Tercas, della Fattoria Sociale Rurabilandia e della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Un evento che rappresenta per la città ducale un vero e proprio fiore all'occhiello, dicono al nostro microfono il sindaco Pier Giorgio Ferretti e l'assessore alla cultura del Comune di Atri, Domenico Felicione. Una vetrina importantissima per la città ducale. Sì, una vetrina importantissima quest'anno con un parterre di eccezione che va anche ben oltre quello dell'anno scorso. Ricordiamolo, è vero che si tratta della 11ª edizione, ma parte da lunghissimo tempo con l'allora preside del Liceo Illuminati e dell'Associazione Culturale Luigi Illuminati, Francesco Barberini, con le prime 9 edizioni fino al 72. Va dato merito naturalmente all'associazione, a Marino Spada e ad Andrea Spada per aver ripreso quest'idea con nomi di grandissimo lustro che arricchiscono e ampliano la qualità del premio e la nostra città. Una cornice particolare che è quella del nostro teatro. Un premio che porta ad Atri le più grandi firme del giornalismo nazionale e internazionale. Mi preme sottolineare in questa 11ª edizione, soprattutto in questo momento storico, un premio, un abbraccio a tutti i giornalisti che sono sui teatri di guerra. Quindi diciamo che questo premio questa sera si premia appunto, è un premio non solo ai vincitori del premio Atri, ma un premio alla carriera di tantissimi giornalisti, ma soprattutto un abbraccio, un premio ideale a tutti coloro i quali sono sui teatri di guerra. È andata a Diana Pompetti il primo premio con l'articolo Mio marito ucciso dopo il rave party, secondo Paolo Martocchia e terzo Walter De Berardinis. Ai ragazzi della 4G del Liceo Classico Illuminati di Atri, il premio del concorso riservato alle scuole superiori abruzzesi con l'articolo Accogliamo le diversità nelle nostre vite. La giuria, presieduta da Gianni Letta, ha premiato anche la giornalista Evelina Frisa con una menzione speciale per l'articolo Una giornata a Rurabilandia tra persone dalle mille abilità per l'alto valore sociale e inclusivo del racconto. Il mio articolo, quello che è stato premiato con una menzione speciale, racconta proprio una giornata a Rurabilandia con i ragazzi che io ho definito dalle mille abilità, perché questa è stata un po' la comunicazione sociale che ho voluto dare, no? Di dare uno sguardo e un'attenzione a ciò che sanno fare. Sono davvero tantissime le cose che loro dimostrano quotidianamente, dalla cucina, servire, accogliere, sorridere con grande capacità e poi tutto quello che fanno anche nell'orto, insomma è una realtà straordinaria, quindi raccontare è stato un grande piacere. Il riconoscimento mi riempie d'orgoglio, lo vivo come un piccolo frutto di un lavoro, di una semina che si fa quotidianamente nel terreno del giornalismo, che non è certamente fertile, lo definiamo davvero molto arido e molto difficile, quindi è ancora più bello riceverlo, e a Atri, perché io ho cominciato ad Atri, e quindi è un premio che mi riempie d'orgoglio doppiamente, per il tema e per la città nel quale l'ho ricevuto. E ringrazio naturalmente Marino Spada, perché l'anno scorso ho avuto un'intuizione felicissima di rimettere in piedi un premio che già era prestigioso, poi si è interrotto negli anni e adesso lo ritroviamo, e c'è anche l'occasione per i giornalisti di stare insieme, di confrontarsi, di toccare tanti temi importanti, quindi è stato anche bello oggi ascoltare tutti i vari relatori premiati, è stata una bella occasione anche culturale. Altri riconoscimenti sono andati ad Alessio Falconio, direttore di Radio Radicale, in memoria di Marco Pannella, e a Mariano Sabatini per i saggi e le pubblicazioni su Luciano Rispoli, al quale il prossimo anno sarà dedicato anche una sezione del premio. Io sono molto legato all'Abruzzo, nel 2017 ho ricevuto il premio Flaiano per un romanzo, quindi questo è un ennesimo premio che mi viene da questa terra, a cui sono molto legato per ragioni di elezione, perché non ho origini abruzzesi, però ormai mi sento un po' abruzzese, e questa cosa di ricevere un premio alla carriera dopo quasi 30 anni di appartenenza all'Ordine dei Giornalisti mi fa piacere, mi inquieta un po',
ma come ho detto sul palco vi devo dare una brutta notizia, cioè io continuerò ancora per un po' a fare questo mestiere. Tra i premiati moltissime firme illustri del panorama dell'informazione italiana: Italo Cucci, già direttore del Corriere dello Sport e del Guerin Sportivo, Massimo Giannini, Eleonora Daniele, giornalista e conduttrice di Rai 1 di Storie Italiane, Maria Concetta Mattei, direttrice della Scuola di Giornalismo Radio Televisivo di Perugia, Nuccio Fava, già direttore del TG1, Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24. Riconoscimenti speciali sono stati consegnati al prefetto di Teramo Fabrizio Stelo, al presidente del Pineto Calcio Silvio Brocco, al presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina, a padre Guglielmo Alimonti e al cantante abruzzese del Volo Gianluca Ginoble. Al nostro microfono la gioia e la felicità di alcuni dei premiati. Padre Guglielmo Alimonti, un riconoscimento importante questa sera, è veramente un'emozione grandissima ritornare ad Atri. È sempre un piacere, mi ci sento proprio nella città che mi ha voluto onorare proprio di, per motivi sacri, belli, ma che poi in fondo sono umanamente commoventi e toccanti. Ma la cosa più importante è venire ad Atri, perché ho ritrovato la strada, ci sono stato anche poco tempo fa, quest'estate, e che sono venuto a presentare un mio libro e ho ritrovato il luogo dove ho passato tanto tempo, dove avevamo una scuola bellissima che purtroppo non c'è più, ma ho dei bei ricordi, soprattutto il ricordo dell'amico Luciano Russi, che era quello che aveva mosso tutto il mondo per creare una nuova iniziativa alla quale ho partecipato fin dai primi minuti. Ecco. È un riconoscimento che mi fa molto piacere, soprattutto per me diventa speciale perché qui ad Atri abbiamo iniziato la costruzione di un percorso straordinario tra sport e cultura e quindi tutti impegnati nel far capire quanto sia fondamentale la conoscenza, ma soprattutto questo abbinamento straordinario dove lo sport non può essere soltanto il risultato sportivo fine a se stesso, ma una capacità di sviluppare delle dimensioni speciali. Quando l'Abruzzo chiama io sono sempre presente, perché sono orgoglioso di essere abruzzese e di portare il nome della mia regione, ecco, ci provo perlomeno in tutto il mondo, quindi sono veramente contento e ringrazio tutti per questo prestigioso invito. Grazie a Marino Spada, che è un sorprendente e comunque grande, si potrebbe dire ricordatore e valorizzatore delle persone con cui ha avuto modo di lavorare, di collaborare, eccetera. Ed è difficile dire di no. E nonostante sia combinato con una gamba piuttosto malmessa, mio figlio mi ha voluto accompagnare e sono contento di avere partecipato a questa bella iniziativa in una città gradevole e bella come Atri, dove sono venuto più volte nella anche televisione di Marino, e vedere che in fondo c'è una grande, non solo curiosità, ma partecipazione popolare, quindi non solo dei premiati, che eravamo tanti e siamo tanti, eccetera, eccetera, ma a conferma del fatto che tutto sommato il giornalismo, che pure non è privo di problemi terribili, compresa questa crisi nel Medio Oriente, ha una attrazione nei confronti dell'opinione pubblica. Un pensiero va a tutti i colleghi che rischiano la vita e abbiamo visto quante sono le condizioni critiche in quali e quanti teatri di guerra stanno operando i giornalisti per darci e garantirci l'informazione. E naturalmente un pensiero va a tutti i ragazzi che stanno studiando per entrare in questo mondo così complicato, difficile, anche perché le nuove tecnologie pretendono che ci sia un'adeguata preparazione non soltanto intellettuale ma anche tecnica.
e quindi bisogna saper girare, bisogna saper montare, bisogna saper usare le nuove tecnologie, adesso anche l'intelligenza artificiale. Tuteliamo i giovani giornalisti, diamo loro garanzie e soprattutto anche uno stipendio dignitoso, non si può pagare 3 euro un pezzo che costa fatica, ricerche e naturalmente applicazione. Difendiamo questo nostro lavoro che è fatto di passione ma anche di libertà e di libertà intellettuale. Non si può essere schiavi e non si può essere veramente schiavizzati in questa professione. Si chiude dunque un'altra serata intensa ed emozionante per ribadire proprio grazie a questo premio l'importanza dell'informazione di qualità e il valore di chi ogni giorno esercita questa professione. E mentre il sipario si chiudeva, ne siamo sicuri, l'instancabile Marino Spada era già proiettato con la mente alla prossima edizione di questo prestigioso premio. Un lavoro grandissimo che il direttore Spada ha realizzato con un duro lavoro, perché portare a dati le più grandi firme, vi assicuro che non è stato facile. Con lui mi sono confrontato in questi giorni, è stato veramente un lavoro straordinario che lui fa con passione e con grande amore, non solo per il giornalismo ma anche per la città di Atri. Eccolo, eccolo.